Tutti bentornati in questo nuovo video. Allora, parlo piano perché c'è mio marito di là che dorme, quindi non parlerò ad alta voce, ma vabbè. Allora, oggi siamo stati in giro perché oggi è domenica, è il mio unico giorno libero perché io da lunedì e sabato lavoro, quindi domenica è il giorno libero. E siamo andati a fare un giro e sono andata a comprare i nuovi corpi della Azzon, che sono questi qua, che in pratica sono sempre come quelli precedenti, no? Gli Emotion. Adesso magari vi metto, o di qua, vi metterò un'immagine, insomma, dimostrativa del vecchio corpo. Praticamente semplicemente aveva lo snodo a mutanda, che c'aveva lo snodo anche qui, però effettivamente era bruttino esteticamente. Invece questo qui l'hanno proprio eliminato, questa cosa brutta. Cioè, ma è tipo da anni, cioè dopo anni si sono decisi di togliere quella cosa lì. Vabbè. Comunque ho preso il corpo M, questo qui è quello M, quello un po' più grandino, e questo è quello S. Vedete qua, la differenza è semplicemente che questo qui ha il busto più lungo e questo è il busto più corto. Questo è anche un pochino più di seno, però adesso li apriamo perché li volevo mettere su questi corpi qua, queste due bambole qua, queste due. Allora, adesso, innanzitutto, ah, poi ho preso anche questo, scusate, ho preso anche questo qua, che adesso lo apriamo subito. Speriamo che non, di non, oddio mio, c'ho 10 minuti di video e poi muore il telefono, quindi dobbiamo velocizzare le cose. Allora, ah, questa qui è semplicemente una giacchettina, che carina. Vabbè, qui è felpata qua dietro, cioè felpata, cioè nel senso c'è la doppia stoffa. E niente, semplicissima, con le orecchiette, c'era fatta così rosa, c'era lilla e poi non mi ricordo se c'era anche azzurra. Io ho preso ovviamente rosa, ma potevo prendere la lilla, tanto per cambiare un po' colore, per sempre rosa. C'ho solo vestiti rosa. Allora, apriamo questi qua. Guarda qua. Speriamo di non... Ragazzi, scusa, ho le dita, cioè guardate le mie mani, sono adesso... Non si vede tanto, ma ho le dita rovinate dal freddo perché ho i geloni. Quindi mi fanno malissimo le mani. Allora, qui ovviamente vedete c'è solo il corpo. Non hanno messo nessun tipo di manina opzionale. Vabbè, pazienza. Via. Vediamo come è fatto. Ah, oh, che bello! Che cosa stranissima! Ma è bellissimo! Cioè, praticamente al tatto è strana. È proprio tipo satinata al tatto. Effettivamente, avevo detto, avevo sentito che era fatta proprio. Forse in materiale diverso, non lo so. Proprio. Sembra satinata. Vabbè, carina. Allora, vediamo fin dove si piegano le gambe. Ecco, vedi. Allora, innanzitutto le gambe si piegano fino a qua, mentre l'altro corpo si piegavano fino a qua. Però non c'è una maniera per... Vabbè, non c'è probabilmente. Questo è. Si piegano fin qui e buona grazia. Non lo so, cioè hanno migliorato questa cosa qui, però qui l'hanno, diciamo, non dico peggiorata, ma cioè, mi piaceva quelli vecchi. Quegli Emotion, perché appunto potevi piegarli fino a qua. È strano, però vabbè, non ci soffermiamo troppo. Il braccio ovviamente si piega fino a qua. Ok, il busto, vabbè, il busto si piega abbastanza, vabbè, sì, più o meno così e così. Indietro più di così non va. Beh, cioè io preferivo magari che lasciassero il doppio snodo. Ah, perché qui hanno tolto. Qui c'era il doppio snodo e l'hanno tolto. Forse esteticamente è più carina così, non lo so, ditemi voi. Non mi dispiaceva neanche quell'altra, cioè non è che...
Non è che mi lamento. Ah, aspettate, prima anche questo. Cinque minuti, sì, non ce la farò mai. Mi dovrò saltare per forza la vestizione, ragazzi. Cioè, vi farò già vedere le bambole montate e vestite col corpo, perché se no, cioè, non ce la faccio. Cioè, la mia memoria del telefono. Ah, ma che bello! Cioè, al tatto sono proprio liscissime al tatto. Che strano. Vabbè, anche questo uguale a quella. Vabbè, non vi sto a far vedere più tanto, perché tanto vedete così. Si piega così in avanti, indietro non più di tanto, però vabbè. Cioè, al tatto sono proprio belle. Mi piacciono. Cambiamo. Allora, adesso io cambio queste due bambolozze, queste qua. Le cambio e poi ritorno qui da voi. Ok? Perché sennò non mi basta il tempo. Ecco fatto. Gli ho cambiato il corpicino, come vedete, gli ho rimesso i loro vestiti, perché non ho i vestiti delle mie Azon sono dentro una scatola, dentro l'armadio, però ovviamente adesso non posso andarvi a prenderla comunque. Gli ho lasciato i suoi vestiti originali in questo momento. Il corpicino è questo, guardate che non è male, non mi dispiace comunque, perché adesso diciamo che esteticamente è molto più carino. Oh, finalmente c'ho un corpo decente e mi piace. Guardate che, ecco, sì, no, è carino, dai, non è male. Adesso lei è molto più carina con questo nuovo corpicino. Aspettate un attimino. Ok, no, è proprio carina lei, veramente è proprio carina. Ovviamente gli ho messo anche le scarpuccine e niente. Questa è la mia, giusto? Non mi sbaglio, mi confondo sempre con i nomi, perché ah sì, mia c'è scritto. Devo fare figuracce, perché insomma ormai non sono più esperta di Azzo, è da un po' che insomma non ne aprivo una, quindi insomma non mi è piaciuto. Questa invece è la Alisa. Sono riuscita a metterci anche il cappellino, che l'altra volta non riuscivo a metterglielo, e sono riuscita a metterglielo. Anche lei è molto 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 carina. Anche lei gli ho messo il corpicino nuovo. Bella, è troppo carina. Oh, finalmente un po' più snodatina adesso. Shay, ok, l'ho messo al contrario. Ok. Sì, no, carine, mi piacciono. Ovviamente lei, avendo il corpo più... questo corpo essendo più, più sottile, voglio dire, più magro, i vestiti sono un pochino, vedete, anche le braccia sono... il vecchio corpo magari erano... Ah, perché poi lei aveva il corpo M, non, questo qui è un corpo S, sì, no, ha ragione. Un po' più piccolo, ma ci sta, ok. E niente. Adesso la prossima volta magari farò un video di cambio abiti, perché gli volevo mettere qualcosa di più carino. E poi voglio mettere anche questo, una delle due. La prossima volta che torno lo compro anche lilla. Un po' più carino. Tra l'altro non mi ricordo, può darsi che io lilla ce l'ho questo. Per me ce l'ho io lilla, ma non so se... Beh. Vabbè, un po' di Alzheimer, scusate. Niente, il video finisce qui. È stato un video molto 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 breve, perché appunto, ripeto, non ho molto tempo in memoria sul cellulare, quindi tipo il video mi dava 10 minuti di video possibile. Oddio, scusate. E niente, durato 7 minuti, quindi cioè, beh, ottimo. E ditemi nei commenti cosa ne pensate, quale ovviamente, vabbè, quale vi piace delle due. Io penso che non c'è nulla da dire, sono bellissime tutte e due, cioè a me piacciono tutte e due, poi a voi non so quale vi piace di più, questa con i capelli più lunghi o questa qua con i capelli più corti. Questa c'ha proprio lo sguardo sognante, proprio carina. E vabbè, la prossima volta spacchetteremo un'altra Azon, perché ce ne ho altre, mi pare altre due da spacchettare.
ne ho altre due, a meno che non ce ne sia qualcun altro in giro, ma in linea di massima, cioè. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!